Beh, il gambero è surgelato, è chiaro. A bordo delle navi da crociera è impossibile avere il pesce fresco. Però non male, non male. Vorrei provarne un altro. Qui in questo piatto rischiamo di ribaltare tutto. Beh, dal profumo si nota ed è evidente che è un prodotto surgelato. Vediamo, senza mistificare il suo sapore con le salse, vediamo di che sa. Beh, non è il miglior gambero, però voglio dire, non è male come prodotto. Parliamo un po' di questo ristorante. Il ristorante si trova al Ponte 7, una centronave, o meglio, tra il centro e la poppa della nave. Ha un doppio ingresso, posto in cui ci troviamo noi è situato qui. Non è sicuramente dei miei preferiti, lo trovo un po' di mano, un po' troppo di passaggio, tant'è vero che ogni tanto passa qualcuno che entra ed esce dal ristorante, quindi non lo trovo particolarmente intimo. Un'altra cosa che non gradisco sono le sedie. Per quale ragione? Se voi vi appoggiate, hanno questo schienale molto avvolgente e io mi ritrovo così costretto. Non ho la possibilità di muovermi, ma anche stando seduti normali urto contro gli spigoli questi della sedia di legno, che non conferiscono sicuramente la giusta comodità ed il giusto comfort. Ed ecco che ci è stata servita la nostra carne, il controfiletto alla newyorkese. Cottura molto a sangue richiesta, quindi vediamo se la richiesta è stata esaudita. Quindi non ci rimane che assaggiare. Nel frattempo ci hanno portato gli anelli di cipolle fritti qui e abbiamo una serie di salse. Questa dovrebbe essere al pesto, quest'altra ai funghi, quest'altra è una salsa un po' speziata e questa dovrebbe essere tipo una maionese. Ed eccoci qui. Ora non ci resta che fare il test della carne. Mamma mia, questa sedia che è antipatica, non mi dà possibilità di manovra. Volevo farvi notare però una particolarità: ci hanno portato stasera un coltello adeguato per la carne, un coltello senza seghetto, che è il coltello giusto per mangiare la carne. Cottura praticamente al sangue, prova superata, hanno fatto così come ho richiesto. Proviamo la carne. E beh, la carne è davvero buona. Qui nulla da eccepire, la carne è di buona qualità, un buon taglio, si vede che è davvero un bel pezzo. Ora però proviamo anche gli anelli di cipolla con qualche salsina. Proviamo la salsina speziata, vediamo un po'. La salsina è buona, si vede che sono un po' più particolari del solito. L'anello di cipolla è un prodotto surgelato, ecco, però non è male,
non è male. Ecco qui, allora, abbiamo finito il secondo con i vari contorni. La mia carne in effetti è stata molto buona, la cottura giusta così come richiesto. Unica pecca, e purtroppo c'è, la carne immediatamente fredda, nonostante il piatto fosse arrivato bollentissimo, ma la carne si è raffreddata davvero in un baleno. Onestamente questa cosa qui mi ha dato un po' fastidio, perché prendo una tagliata, la vorrei mangiare calda ovviamente, però poi se man mano che io mangio, ma già da subito, proprio i primi pezzi, subito fredda. La carne era veramente da 9, ma con questo problema passa a 7.